Ah, basta! Soltanto guardarti mi fa rabbrividire. Cosa ho fatto? Che le prende? Sta per staccarsi. Eh? Cosa? Il tuo cervello? Neku, quel bottone sui pantaloni. Sì? Ah, già. Ma che importa? Non posso sopportare una cosa del genere. Ma chi se ne frega, è soltanto un bottone. Togliteli. Cosa? I tuoi pantaloni, togliteli. Sistemerò quel bottone. Sei impazzita. Non mi toglierò i pantaloni davanti a te. In mezzo alla strada. Oh, cresci un po'. Cos'è, sei senza mutande? Sei invisibile, nessuno ti guarda. Tu stai guardando. Immediatamente, pantaloni, dammeli. No. E porca troia, aiuto. Ecco, finito. Ah, mi sento molto meglio. I bottoni penzolanti mi fanno impazzire. Sei stata un lampo. Porti sempre con te ago e filo? Certamente, sono molto utili. E poi mi piace cucire. Se ti serve rattoppare qualcosa, basta che me lo dici. Dovrò spogliarmi ancora. Farò meglio a prendermi cura dei miei vestiti. Guinzaglio ama, mi colpisce uno spazio vuoto con un fendente per fermare la catena lungo quella linea e impedire i progressi del nemico, infligge danno a volte spezza difesa e contatto. Combo plus, perfetto. Che tra l'altro la scorsa puntata abbiamo ottenuto finalmente l'abilità di poter concatenare più nemici tutti assieme. Vorrei provare un combattimento con più nemici. Tra l'altro abbiamo ottenuto appunto una nuova spilla. Ma cosa più importante, abbiamo uno spazio in più. Qual era quella che ci curava di più? Questa qua. Potenziamento guarigione. Allora, per adesso io proverei questa qui. Proviamo questa qui nuova. E continuerei ad usare questa più il fuoco più la cura per adesso. Poi quando sblocchiamo un altro spazio in più ci aggiungiamo anche il potenzia cura. Poi tengo un'attacca in meno, così almeno troviamo qualche oggetto in più, non si sa mai. E proviamo a combattere qualche nemico tutti assieme. Vediamo. Facciamo questi tre, perfetto. Certo, mi immagino che i nemici saranno più potenti, però perlomeno. Aia, che dolore. Tirati su. Dagli fuoco, dagli fuoco. Colpisci, colpisci. Vai, Neku. Colpisci la rana. Ah, bastardo. Allora, non posso correre. Dagli fuoco, dagli fuoco, dagli fuoco. Colpisci. Allora, la catena non è male. La catena non è male. Si può utilizzare. Il più è che ci mette un po' a caricare. Ci mette veramente un po' a caricare la catena, eh. Ecco fatto. Scappa. E colpiamoli con il fulmine, perfetto. Colpisci col fuoco. Porca puttana. Perché il fuoco non va? Mannaia. Aiuto. Ecco qua, stupidi girini. Maledetti. Quanto danno che fanno. Il più che non hanno. Hanno una hitbox terribile. Hanno veramente una hitbox del cavolo. Oh, e dai. Oh, e l'abbiamo colpita finalmente. Ecco qua. Madonna santa. Ultimo giro di nemici. E beh, effettivamente colpa mia. Vai. Colpa mia, dicevo, che ho scelto come nemico. Colpisci? Allora, scappiamo un attimo. Ecco qua. Dai. Ecco qua.
Mi sembra che siamo saliti di livello o sbaglio? Colpisci? Ecco fatto. Allora, la catena è utile, solo che a livello di fendenti li facciamo un po' a caso. Madonna mia. Neko, digerito il gelatino? Beh, dai. Abbiamo preso 2 di coraggio. Buttalo via. Allora, concatenare i nemici sicuramente è utile per aumentare i premi e comunque anche la quantità di oggetti magari ottenuti. Ora come ora, purtroppo, non abbiamo ancora una grande padronanza dei nostri personaggi, ma è pur sempre qualcosa. Io farei mangiare ancora il gelato a Neku per aumentargli di più il coraggio. Più coraggio possiamo dargli, meglio è. Va bene, vediamo cosa vogliono questi. Come va il lavoro, Makoto? Male. Il capo vuole che promuova delle nuove spille. Ma come? Non so niente sulle spille. Sembra dura. Già, ho provato a studiare qualcosa. Per esempio, le persone usano le spille per giocare a Team Pin Slammer, no? Perciò stavo pensando di andare al torneo che si terrà al Molco la prossima settimana per imparare lo slang, capisci? Ma i biglietti sono esauriti dappertutto. Il torneo di Team Pin, eh? Se avessi il biglietto ci andresti? Esatto. Andiamoci assieme allora. Eh? Ma quello è... Ah, quella zoccola! Mi sta rubando il fidanzato! Ovviamente. Vediamo... Che... Ah, c'è uno di questi, aspetta. Volete passare? Ecco. 5 spille da 500 yen! E la madonna! A quanto siamo noi di spille da 500? Ne abbiamo 4, ce ne serve ancora una. Chi ce la droppa? 1000 yen? Chi è che ci droppa? 500 yen, il lupo, ok. E anche l'orso. L'orso e il lupo ce li droppano. I pipistrelli 100 yen. Ok, vuol dire che dobbiamo affrontare un po' di nemici tutti assieme. Abbiamo già 20.000 yen con queste qua, comunque. Giusto curiosità. Alexa, quanti euro sono 10 yen? 10 yen equivalgono a circa 8 centesimi. Minchia. 8 centesimi di spilla. Vediamo qua se c'è qualcosa. Pegaso. Non ci calcola. Ti prego, fammi vedere cosa pensi. Ti prego. Voglio sapere che cosa stai pensando. Ovviamente non mi dici come funziona, vero? Troppo snob, eh? Non ci ha cagato neanche di striscio proprio. Questi bambini sono clienti. Lo so, signora, c'ha ragione. Portafoglio da magnate, che cos'è che vuoi? Ori arco e materia oscura. Dai, perché non mi dice almeno come funzionano? Cibo. Questo cos'è? Aggiunge Team Slayer al menu principale, permette di selezionare il livello preferito. 1000 yen, 510 yen. Porca miseria, ci servono però quelle da 500 ora. Allora, se troviamo un'altra, almeno altre 2 spille da 500, ci prendiamo il potenziamento che ci ha detto il signore lì. Il potenziamento, l'oggetto della missione, volevo dire. Ci servono dei lupi. I lupi li trovavamo in questa zona aperta. Ma perché solo gli orsi adesso? Vabbè. Ecco qua. Facciamo la... Oh no, non abbiamo fatto in tempo. Facciamo una catena. Vabbè, i lupi sono apparsi, dai. Ecco qua. Fai la catena. Ah, bastardo. Colpito. Allora, aspetta. Aia. Madonna mia. Perché i lupi? Perché proprio i lupi dobbiamo combattere, che sono il nemico peggiore da combattere, visto che hanno un hitbox terribile. Dai. No, porca. Quanto ti odio. Devi riuscire a fermarlo per riuscire a colpirlo. Tipo la catena è utile perché li blocchi. Dai, su. Di nuovo, lupi e orso. Ma non è importante perché la maggior parte di quei nemici qua... Spara! Colpiscilo, Shiki! Shiki, colpisci il lupo! Che è pericoloso! Aia! Mi ha lanciato la macchina! E te sei fuori! Ecco qua.
Stupido lupacchiotto, che male! Sì che sto bene, tranquilla. Colpito! Ah, dai! È scomparsa nel momento peggiore. Stupida lupacchiotta! Ma dai! Quanto ti odio! Porca puttana! Sei buono! Oh, e ce l'abbiamo fatta. Ok, con calma. Ultimo incontro. Ah, solo lupi sto giro. Ci sono anche i stupidi girini. Colpisci. Usiamo il sincro. Tac, tac. Poi. No, ho sbagliato. Questo, questo. Poi. Qua, qua. Questo, questo. No, questo. Perfetto. Questo, questo. Questo, questo qua. Perfetto. 2-7, dai, è qualcosa. Almeno ci leviamo dalle balle già i girini. Zacchete! Non che mi aspettassi di fare fuori quello grande, però almeno. Dai! Ma porca, sto lupo de merda. Oh, easy, un paio di palle, easy. Vediamo, avremmo preso una S. In realtà volevo dire che avevo preso una D, però abbiamo preso una B. E abbiamo guadagnato solo 1000 yen. 1101 yen. Abbiamo guadagnato però 7 da 500, dai, già qualcosa. Abbiamo guadagnato 1 yen, ragazzi. Alexa, quanto vale in euro 1 yen? 1 yen equivale a circa 0,007720 euro. Porca troia, neanche lo sbattimento, ma veramente, dai. Cioè, veramente, neanche lo sbattimento di averlo 1 yen. Allora, andiamo dal vecchio. Voleva una e una, perfetto. Dammelo. Ecco qui. Perfetto, ottenuto. Tra l'altro non ci ha aumentato l'amicizia proprio di niente. Ma sti due rimangono lì fermi? Comunque sì. Vuoi superare la barriera? 500, tieni. Barriera eliminata. Potenziamento della difesa, battaglia catena. 5000 yen, minchia. Dov'è che si vendevano però? Dobbiamo tornare indietro, mi sa. Io odio le mappe così perché non mi fanno capire mai dove cazzo devo andare. Non le sopporto. Sai che mi sa che non possiamo andare al negozio dell'altra volta? Ah, cavolo. Vuol dire che dobbiamo trovare un altro negozio dove vende la roba. E dove siamo ora? Ah, ci sono di nuovo Beat & Rhyme. Vediamo. Ciao. Questo quanto vuoi? Colpisci Neko con un fendente per sparare proiettili penetranti in quella direzione e infligge danno a contatto. Bello. Tocca uno spazio vuoto per sparare un proiettile in quella direzione e infligge danno a contatto a raggio limitato. Può essere utile questo. Stellina del cinema, vediamo. Quando il tuo partner lo indossa avrà un po' di tempo da maneggiare le sue carte fusioni. Ah, forse intende l'abilità proprio della fusione. Bello. Quando Shiki lo indossa i PF aumentano. Beh, ma io ti direi che comprerei queste due. Ma vorrei vendere le spille, ma dove cavolo si vendono le cose? Vabbè, intanto prendo questo qua del proiettile. Piace sempre poi il venditore, il numero di suggerimenti e l'abilità che puoi ricevere in questo negozio è salito a 7. Perfetto, dai, è qualcosa. Ecco appunto, diva del cinema. Impedisce lo spezza e difesa. Vabbè, è utile. Grazie a te. Vediamo qua. Oh, altra spilla. Però guarda, ci sono delle robe scontate. Colpisci un nemico con un fendente a qualunque distanza. Neko si avvicinerà per colpire orizzontalmente. Colpisci, continua a colpire per una mossa finale e respinge il nemico. Ma io voglio vendere le spille. Abbiamo 5, 6, boh, non lo so quante da 5000. Vorrei venderle. Ehi là. Ah, questo c'ha la stessa spilla che abbiamo noi. Vediamo questa, cos'è che faceva. Attacco condannato, fammi indovinare. Hai la possibilità di abbassare l'attacco. Ovviamente. Quando Shiki indossa avrai più tempo per maneggiare le sue carte fusioni. Ok. Quando Shiki indossa la sua difesa aumenta. Quando Shiki la indossa no, la difesa aumenta. Va bene, grazie a te. Ehi voi due. Oh, ehi, ecco Beat & Rhyme. Dove diavolo siete stati? Io. Questa è una gara.
Non volete nemmeno provare? No, hai fatto tutto da solo. Non sei arrabbiato per aver perso. Non vuoi vincere. E tu, perché ci hai aspettato? Noi stavamo soltanto... Bit ha detto di voler aspettare che ci raggiungeste. Ah! Io Ryan, zitta! Oh, sotto sotto Bit è un tenerone. Shiki, non metterti anche tu. Io volevo soltanto vedere Cuffietto imbarazzato, ecco tutto. E ora terminiamo questa missione. Siamo arrivati per primi, perciò abbiamo vinto. Beccatevi questa, lumache. Se lo dici tu. Forza, Ryan, andiamo. Aspetta, Bit. Inciamperai se non rallenti. È veramente fortunata ad avere il suo migliore amico come partner. Avresti fatto meglio a scegliere quella ragazza sul tuo telefono. Mi avrebbe risparmiato molte seccature. Ma non potevo. Siamo... Eh? Forza, dobbiamo andare. Neku ogni tanto non si rende conto che è morto, secondo me. Towa Record. Ah, siamo arrivati. Ehi! Eccomi! Oh cavolo! Che è? Attento! No! È morta! Di già! Cazzo! Che cosa è successo? Oh, si interrompe la mia serie di annientamenti! Lui doveva essere il numero 16! I demoni! Tombola, io sono Koki Kariya e lei è Uzuki Yashiro. Bene, e ora che siamo tutti amici... Ehi, cosa ne avete fatto di Rhyme? Eh? Pronto? L'hai appena visto? Se n'è andata, cancellata. Cibo per rumori, game over. La sua anima è soltanto un puntino nella polvere di Shibuya. No, Rhyme se n'è andata per sempre. Voi? Siete stati voi? Già, e allora? È il nostro lavoro. Il boss ha detto di mettere una trappola, perciò l'abbiamo fatto. Il vostro lavoro? Al diavolo il vostro lavoro, assassini! Avete cancellato Rhyme! Ridatemela io o la pagherete! Oh, tremo di paura. Andiamo, Teschio. Sii la star della tua piccola soap opera. Ma Teschietta non se n'è andata per colpa nostra. Se n'è andata per colpa tua. Non sei riuscita a proteggere la tua partner. Perciò affronta la realtà. Noi cancelliamo giocatori. E tu lo sapevi. Io non... Beh, Teschietta lo sapeva. Ecco perché ti ha protetto. Ha dato la sua vita per te. Rhyme è scomparsa. Per colpa mia. Oh, uè. Ma non ti preoccupare, non soffrirai a lungo. Che? Ah, ok. Rumori. Voi criminali potete creare i rumori. Tombola. Tutto ciò che serve è un'anima e una spilla a cui legarla. Ci piacerebbe molto distruggervi con le nostre mani, ma attaccare direttamente i giocatori è contro le regole. Quindi usiamo i rumori al nostro posto. Ecco, il nostro lavoro qui è finito. Per oggi basta. Ciaone, piacere di aver fatto la vostra conoscenza. Ah già, un'ultima cosa, Teschio. Vuoi vendicarti? Allora tira fuori gli attributi. Così, ehi! Torna qui, figlio di... Non scappare! Non scappare, io! Non... Ehi, dobbiamo eliminare quei rumori. Già, altrimenti... Cominciamo con i rumori più piccoli. No, poverino. Madonna. Classifica brand più 3. Allora, prima di tutto, calmi. Oh, che scemo. Non ho messo la spilla nuova. Vabbè, non importa. Spero di avere un po' di tempo tra una battaglia e l'altra, perché vorrei perlomeno cambiare. E che cavolo. Lo so che mi stanno colpendo, ma i girini, uno, sono difficili da colpire, due, ti bloccano tutti i movimenti. Abbiamo bisogno veramente di più spille. Oh, calmo, calmo. Spostati. Mi spiace, Ranocchia. Mi spiace un sacco.
Aiuto! Lo so, aspetta! Stardi! Colpisci? Uff! Ecco fatto! Ho dovuto consumare due bibite per colpirli. Però perlomeno era un combattimento unico. Nuovo livello, perfetto. E grado D, abbiamo ottenuto 2 da 1000 yen. Ottimo. Luna di lampi. Traccia un cerchio in una zona vuota per creare una carica elettrica e ruota attorno a Neku. Infligge danni a contatto. E il problema è riuscire a farlo un cerchio col telecomandino. È fattibile, ma è... fatto, ora rimane solo quello grande. Giusto. Non toccatelo, io. Eh? Questo è mio. Questo bastardo mi ha portato via Rhyme. Intromettetevi e vi distruggo. Non essere stupido. Chi è stato? Ah, era lui. Sei senza partner. Come credi di riuscire a sconfiggere un rumore? Come se me ne importasse, non rompere io. Devo vendicare Rhyme. Sprecherei soltanto il suo sacrificio. Sei impotente ora, devi accettarlo. Rhyme ti ha lasciato un prezioso regalo, la tua vita. Un giocatore può vivere solo 7 minuti dopo l'eliminazione del suo partner. E ora ne hai meno di 3. Pensa perché ti ha salvato. La mia vita comunque è finita. L'hai appena detto tu stesso. Invece c'è un modo per tenerti vivo. Ma devi venire con me, adesso. Perché dovrei vivere quando lei non può, io? Beat, vai con lui, Rhyme lo vorrebbe. Ma ci pensiamo noi qui. Lei era anche nostra amica. Ascolta, sarai anche da solo. Ma c'hai ancora un ruolo che solo tu puoi giocare. Ti dirò quale, ma devi sopravvivere. Va bene. Ma voi vedete di uccidere quel bastardo. Vendicate Rhyme. E io non ho avuto il tempo di cambiare le spille, porca troia. È già apparso? Mi ricordavo? Ecco. Stavo dicendo, mi ricordavo che aveva almeno un minimo di cutscene, se non ricordavo male. Calmo. Ecco qua. Ti sta bene. Beccati i fulmini. È morto? No, non lo vedo più. Ah no, eccolo. La catena è fantastica per bloccare i movimenti di un nemico. Colpisci? Ok. Aia! Dov'è? Ma scusami, ah no, non mi ha colpito. Dove sei? Beccati questo. No, e dai! Bastardo. Ma dai! Che colpo da infame che mi ha fatto! Colpisci, Oshiki! Ecco fatto! Devastato! Giocare col telecomandino è fattibile, è un po' difficile però purtroppo. Non è facilissimo. Abbiamo ottenuto... ho visto bene... quella, grado stella. Abbiamo ottenuto... ah ok, 1000, avevo letto 10.000 per un attimo, ho detto minchia. Combo incrociate, 30 combo, digerito, perfetto. Potenziamento attacco, Masamune, colpisce un nemico con un fedente a qualunque distanza e si avvicina a colpirlo orizzontalmente e continua a colpire. Ok, è la stessa mossa di quell'altro. Beh, siamo di nuovo soli. Pensi che Beat starà bene? Il signor Anekoma è con lui, sta sicuramente bene. Ma aveva soltanto 3 minuti da vivere. Tanto cosa avrebbe potuto fare? Non lo so. Perché non abbiamo potuto salvare Rhyme? Perché no? Questo è ciò che doveva succedere. Come puoi arrenderti così? Non te ne importa, non sei triste. Avremmo potuto fare qualcosa. Ah sì? Del tipo? Maledizione, mi sento uno schifo. Proprio come quella volta. Quella volta? Quale volta? Non riesco a ricordare.
Hai visto? Visto perché avere un partner è un'idea stupida. Come osi? Pensi che non averne uno l'avrebbe salvata? Come puoi essere così freddo? Bitterheimer erano nostri amici. Cioè, è successo a lei. Ne siamo tutti responsabili. È stata anche colpa nostra. E allora chi ha bisogno di loro? Eh? Chi ha bisogno di amici? Ridono e parlano come idioti e fingono di essere d'accordo con te. E finisci per tenere a loro, esponendo te stesso, facendoti del male. Al diavolo tutto. Siamo meglio senza di loro. Vuoi che le persone ti ostacolino intracciandoti? Io no. E non ho mai detto che siamo amici. Tu l'hai detto. Neku, io sono tua amica, come anche Rhyme. Zitta, nessuno è mio amico. E tu, meno di tutti. Sto con te soltanto per sopravvivere. Neku, come puoi dire questo? Non hai provato niente quando Rhyme è stata cancellata. Nemmeno un po' di tristezza. È inumano. Tu sei inumano, Neku. Di certo, non meglio di quei demoni. Giorno finito? Erased. Chapter closed.